Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di CS GO Overwatch. Il mio nome è come sempre Quitto Noeite e quest'oggi siamo tutti qui riuniti per guardare un'altra prova e chi appare, possibilmente, un altro cheater. Ma prima ragazzi, com'è andata la prima giornata senza Overwatch? Avete già i segni dell'astinenza? Siete lì che cercate una dose da qualche altra parte e non la trovate? Dai, quest'oggi vi diamo la vostra dose di Overwatch, ma non vi abituate, eh? Quindi, andiamo a vedere il cheater di oggi. Ok ragazzi, ci siamo. Siamo su Cash. Il nostro sospettato è T. Sta giocando il primo round, il primo half. Quindi vediamo un po' cosa farà. Mira verso Checkers, una posizione abbastanza normale da tenere. Esce, trova l'HS su Donkey. E io ho i volumi bassi. Ok. Adesso rimane lì a tenere la zona di Vance. Trova la kill su Whale. Da quella distanza la Glock è un one tap headshot. Buoni gli HS su Pyramid. E ora rimane in Checker. Sanno che Zebra è in CT, quindi nessun problema da questo punto di vista. Si mette sotto blu. Lo tiene. L'ha visto. Decide di piccare e poi HS. Sciallissimo. Quindi un buon round da parte del sospettato che si fa una 4K così. Easy. Don't mind if I do. Ho qualche dubbio su alcuni degli shot perché potrebbero essere, ok, un aim assistance al posto di bravura. Ma ci servono molte più prove. Questo è soltanto un dubbio, nel senso una cosa che mi ha fatto un attimo muovere il cervello nel dire ok, devo dare un'occhiata a questa cosa qua. Intanto P250 e scout per il sospettato. Banjo va giù nella zona di Checkers, quindi abbiamo Pyramid CT, viene hittato. Mira sopra, mira sotto, non so dove viene. Sente i passi dietro, trova l'HS su Zebra. Trova anche il lit, però non riesce a trovare l'HS con lo scout close range. Quindi 2-0 per i T, comunque riescono comunque a portarsi a casa un buon round. Abbiamo due scout in mano ai T in questo momento. Un paio di shot nella sala cinesca ci stanno sempre bene, anche se la Glock non credo che passi attraverso. E Benjo ancora nella sua posizione. Il sospettato non sa più come muoversi per andare a guardare la posizione. Cosa riesce a trovare il body shot senza armor. Ovviamente è una kill, è un kill se prendi la zona alta del petto con lo scout se non hai l'armor. Quindi è per questo che è riuscito a fare il body shot. Trova un HS su Donkey. Trova anche il flick. E buono. Mi sembra semplicemente un buon aimer, ragazzi. Non vedo cose che mi fanno dire oh my god, what the kind of shot was that. Mi sembra anche che i CT stiano giocando molto molto in maniera sempre nello stesso modo. Ok, e vediamo se riescono a modificare qualcosa in questo quarto round, dove è un buy round. Quindi finalmente tutti hanno le armi, siamo un po' tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Intanto una flash per Highway che flash il suo compagno, nel mentre una smoke per Zeta che finisce malissimo. Zigzag riesce comunque a uccidere Zebra. Arriva la molly per Zeta, iniziano ad entrare e andare a prendere il controllo di Highway. Il sospettato continua a guardare verso Zeta cercando un wallbang che non esiste. Continua a mirare Whale, trova la kill. Il sospettato adesso sa che c'è qualcuno in Zeta. La tiene da white box, è una posizione che piace molto anche a me. Quando i miei compagni stanno rushando su, tenergli il retro da white box, perché i CT tendono ad uscire per andare a piccare velocemente white, per andare a piccare velocemente Highway. E quindi sei in una posizione che è un po' no fangle per loro. Dovrebbero checkarla, ma non tutti la checkano. Mentre aspettato va verso B, la bomba non ce l'ha, la bomba è piazzata in A. E l'altro CT, l'unico CT rimasto, è ormai praticamente in sito, passando da car. Abbiamo Vulture che credo che sia nascosto nella smoke. No, era soltanto nascosto in squeaky. E il sospettato trova Benjo. Va bene. Probabilmente posizionamento chiamato da Vulture che stava ascoltando dalla zona di squeaky. Quindi 4-0. Ok, sospettato che si allinea per una smoke in mid. Ci mette un anno e mezzo a farla.
Non credo neanche che sia andata giusta. No, 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 è andata giusta, è andata giusta. Però ci ho messo veramente un anno e mezzo, cioè si può fare tranquillamente direttamente in partenza. No, intanto una molly per la... per la big box, anche se si può fare meglio anche quella. Viene buttata giù la bomba da Banjo che picca e viene preso dal sospettato, ok. Quindi bomba in B, due player però rimasti in A per i CT, due morti intanto per i Tero, quindi un 2 contro 3. Hanno le armi i CT, non so perché c'è un M4-1S lì, forse è recuperato, spero sia stato recuperato, però Whale ha recuperato una K, ha forzato eco, ha preso soltanto una Deagle e non ha preso neanche il Kevlar. Quindi è giusto. Ma Zebra che ha il Kevlar, una USP e quella M41S, non so se l'ha recuperato. Intanto buono il flick su Whale. Zebra riesce a fare la kill su Zigzag. Vediamo se riesce a far pagare il fatto di aver speso i soldi. No, non riesce a far pagare il fatto di aver speso i soldi. Quindi Ostrich lo mette giù 5-0. Va bene, aspettate, facciamo 10 kill, una morte. Normalissimo, praticamente è una media di 2 kill a round, niente di estremamente speciale. Smoke per il site, credo. Sì, quella è una smoke per MBK. Non è andata benissimo, onestamente, si tira un po' meglio. Riesce a passare in MBK, sospettato. Ha un player dietro di sé, si gira, riesce a trovare la kill perché il player è scemo e non gli ha sparato, ha deciso di andare per il knife. E Zigzag si fa pyramid, quindi va bene così. 11-1 lo score sospettato, 63% di HS. Mi sembra una partita abbastanza normale. Forse è stato riportato semplicemente perché gli altri sono solti a merda, perché non riescono a fare non riescono a vincere, onestamente. I terroristi vincono così malamente. Uno ha già leftato, quindi sì, è stato un rage report, ragazzi. Era palesemente un rage report. A me il T sembrava normale. Non mi sembrava neanche di livello tanto più alto rispetto agli altri, se devo essere sincero. Non mi sembrava uno smurf, ok? Anche se aveva un po' di conoscenza di alcune smoke e quant'altro, non era neanche molto bravo nel tirarle, ci metteva un po' a farle. Quindi mi sembrava uno che stava imparando, se devo essere sincero. Quindi niente di trascendentale. Voi fatemi sapere cosa ne pensate. Il mio nome è come sempre qui, Tuonowait. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso sono il re del Let's Play.